Bentornati ragazzi con questa mega mitica guida di Spiro 2, continua! Andiamo a Ghiacciaio senza perderci in ulteriori chiacchiere. Bene, nell'episodio precedente avevamo fatto il backtracking alla foresta d'estate e avevamo anche completato il pianure d'autunno. Ah, eccoci qua! Introduzione di Ghiacciaio. Benissimo, altra violenza sadica, bellissimo. Forza, senza perderci in chiacchiere, cominciamo il livello. Spiro, gli stregoni di ghiaccio hanno catturato il nostro capo sciamano Duk. Puoi aiutarci a liberarlo? È urgente, hai biglietti per la partita di Yoki di stasera nella valle di Colossus. Ecco perché vi interessa tanto il vostro capo sciamano. La partita, brutti furbacchioni. Materialisti. Se sali sulla catapulta, ti aiuteremo ad oltrepassare l'abisso. Va bene, saliamo sulla catapulta. Che è fatta con questi ossi? Ah, Ghiacciaio è uno dei miei livelli preferiti. E piccola curiosità, con i suoi 38 nemici, Ghiacciaio è il livello di Spiro 2 con più nemici in assoluto. Ne ha ben 38. Ah, no, è vero, prima bisogna eliminare Crea Ghiaccio, ecco, se no... gli stregoni dei ghiacciai che mi ricordano un po' Ice King e ghiaccio di Adventure Time, cioè sono quasi uguali. Il vestito blu, il fatto di congelare sempre tutto e tutti, e il fatto di essere gli stregoni, non lo so. Poi se cominciano a rapire principesse a destra e manca, sono uguali. Ah, re ghiaccio, un mito. Quel vecchio marpione non lo dimenticherò mai. Quante risate grazie al re ghiaccio di Adventure Time proprio. Va bene, gemme adesso. Ah, qui sopra indica, va bene, dai, andiamo. Wow, muri umani, questi proprio gli piace farsi usare, eh. Lepre di ghiaccio, palline di neve, questo livello proprio è fantastico. Ehi, t'ho visto, sai che cosa stavi cercando di fare? Ma ti guarda, una dietro l'altra, non danno proprio tregua, eh. Va bene, allora, cominciamo qui a prendere tutte le gemmozze. In questa gabbia scheletrica cosa c'è? Ah, c'è una lepre del ghiaccio, vai. Là sotto, sì, c'è una sfida, però ancora meglio di no. Preferisco andarci quando c'è il super volo. Ehi! Cosa speri di fare tu? Oh, ecco qua. Dunque. Ehi, non provarci, bello. Tu sei di ghiaccio, io di fuoco. Ghiaccio batte fuoco, tu capire, stronzone? Credo proprio di no. Dai. Su. Ah! Curiosità altra! Ah, cioè, altra curiosità! Riccone qui appare stranamente con un vestito diverso dal solito, cioè nel suo vestito abituale c'è una pietra rosa fucsia, qui invece è blu. Potrei farti attraversare questo ponte per una piccola somma. Non lo so perché in Ghiacciaio Riccone appare con un vestito un po' diverso sui toni del blu. E anche i suoi colori sembrano più strani, forse semplicemente dovuto al freddo, ma non so perché il vestito sia diverso in questo modo, vai. Grazie, Spiro. Ora posso comprare l'appartamento a Urricos che volevo da tanto tempo. Attraversa il ponte. Si dice Urricos, l'ho capito che l'ho pronunciato sbagliato. Non infierite, personaggi del gioco. Cristo! Sembrava che il ponte volesse mordere Riccone, o meglio... Io da piccolo l'ho sempre interpretato così. Poi non lo so veramente com'è. Ma a me da piccolo è sempre riuscito a interpretarlo che volesse mordere Riccone per averlo costretto a starsene raggomitolato lì. Dai, su. Continuiamo a fare piazza pulita dei nemici. Dai, perfetto. Salta la palla di neve grande. Dov'è? Ah, questi giocano a palle di neve. No, fermi. Però vabbè, Sparks Blue devo dire che si adatta, che
mi sarebbe piaciuto rendere Spiro blu per un paio di episodi. Va bene. Gemma blu. E adesso cosa si fa? Ah sì, col trucco è possibile entrare in questa fortezza senza neanche romperla, ma facciamo le cose per bene, dai, sennò non si vede come è fatto il talismano di ghiacciaio. Allora, 1, 2, 3, vai. Grazie Spiro, tieniti stretto per un secondo e guarda sotto. Oggi il creaghiaccio? Questo è il cattaccio dei maledetti scarafaggi sotto copertura! Ci scommetto! Vai! E i tre fanno rotolare una grossa pallona di neve, distruggendo così la fortezza dove è tenuto prigioniero lo sciamano Tuk! E adesso potete andare alla vostra stupida partita di hockey. Wow, credi che questi tipi mi avrebbero lasciato andare senza tirarmi sulla testa una palla di neve da 2 tonnellate? Ecco, prendi questo cristallo, l'ho avuto in cambio dei biglietti per l'hockey. Cioè, quindi il talismano di ghiacciaio non viene da ghiacciaio? Ma viene tipo da Colossus o da dove hai preso i biglietti? Interessante tutto ciò, molto interessante. L'ho avuto in cambio dei biglietti, per cui cioè, ha barattato i biglietti per questo che il talismano di ghiacciaio non viene da ghiacciaio. O forse sì, boh. Vabbè dai, andiamo su. Ecco, siamo attenti che la prima morte in una giocata di Spiro... No, no, non è l'inciato di Spiro, una morte, no, non è fatto la prima morte, perché la mia prima morte di solito la ottenevo a un Rinkos. Ma una morte, una volta l'ho fatta in un modo assolutamente idiota, attraversando di corsa queste ossa e sono finito di sotto, mamma mia, meglio non ricordare. Ho perso il mio cucciolo di leopardo delle nevi, stavo pescando e quando mi sono girato non c'era più. Spero che George non venga divorato da quei mostruosi insetti. Mamma mia, ma sti insetti di... ghiacciaio sono tremendi, mangiano le persone, mangiano il cucciolo di Leopardo Nevi, hanno mangiato tutti i Nervous Ticus, che sono nemici scartati di Spiro 2, che stando alle speculazioni dei fan si sono estinti perché i ragni li hanno mangiati tutti, ma ci arriveremo più tardi su Faunus Mortas. Allora, prima di tutto facciamo da babysitter a George che vuole andare a prendersi qualche bel pesciolino, dai, seguiamolo. Dai, George, andiamo a fare qualche pesca, yeah! Spiro ha sempre a che... Spiro... Cioè, se non fosse per Spiro 1 avrebbe sempre a che cooperare con cuccioli di altri animali. Qui deve cooperare un attimo con un cucciolo di leopardo delle nevi. Spiro 3 deve cooperare con un cucciolo di lupo, Farley, me lo ricordo benissimo. Forza, andiamo. Ah, eccoci qua. Sì, dai. Un altro preso. Ma questi pesci come sono? Caramelle? Che li mangia succhiandoli e diventano sempre più piccoli. LOL. Vabbè. Sarà per... No, è per la grafica PS1, ma così questi pesci sembrano caramelle. Va bene, adesso dovranno seguirci, eh. Ecco, sì, infatti. Cioè, guardate il modo in cui si mette a sedere Giorgia. Semplicemente esilarante. Alzo al culo di 2 metri e poi POM! Come se dovesse schiacciare qualcosa. Troppo divertente, dai, andiamo su. Andiamo, George! La nostra breve avventura è giunta al termine. Sì, però non ti segui, non sedere in secondi. Se no mi fai sbellicare troppo dalle risate. Eccoci qua. Boom! Hai trovato George. Sono felice che sia salvo. Da ora in poi farò più attenzione. Tutto ciò che ho con me è questo piccolo oggetto scintillante che ho preso mentre pescavo. È tuo se lo vuoi. Wow, l'acido non scioglie le sfere, perché quello rosa è acido, ovviamente. Bene, 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 benone, benone. Allora, adesso dobbiamo andare a fare la sfida degli insetti, eh. No! Prima morte del Let's Play, eccoci, vai! Modo assolutamente idiota, perché se non sono io, non sono contento, vai, perfetto. Ale, addio al sogno, per una cazzata. Sì, però potevi saltare e flare, no! Ricorda il consiglio maestro Shifu, pace interiore, perché sennò qui guarda passiamo tutto il let's play a lamentarci, a incazzarci e poi non si fa una bella figura, dai. È la prima parte del let's play, è venuta così, in un certo senso l'avevo prevista qualche minuto prima e è venuta così, pazienza, dai. Anche qua, niente, e anche stavolta niente Spiro no death, dai, su. Peccato, peccato davvero, ma è andata così.
Peccato. Tanto le distrazioni sono della mia parte. Ehi! Voglio solo prendere le gemme, dai. Per il momento non li voglio sterminare. Ma non le ho ancora prese tutte? Ah, indica sopra. Devo aver dimenticato qualcosa sopra, allora, dai. Andiamo sopra, allora, su. Non ci credo. La prima volta in Let's Play in un modo così stupido. Vabbè, basta lamentarci. Pace interiore. Dunque, andiamo un attimo. Ah, ecco là. Guarda, avevo lasciato qualcosa là. Incredibile. Dai. 400 su 400. Vai, facciamo questa sfida degli insetti. E poi... Ah, casina. Per casina intendo. No, 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 fermo. Via, voglio parlare col tizio. Facevamo visite guidate in queste grotte, ma ora sono infestate dagli insetti. È solo questione di tempo, invaderanno l'intero villaggio. Credi di poter fare qualcosa? Sì. Grandioso! Ma ricorda, devi catturarli tutti velocemente, perché se ne lasci vivo qualcuno, continueranno a riprodursi. Wow, termine riprodursi in un videogioco per bambini! Al giorno d'oggi direbbero, ne arriverebbero altri da chissà quale buco di culo. Cioè, non esplicitamente termine buco di culo, però... Scherzi, non possiamo mettere la natura nuda e cruda come com'è in un gioco per bambini ai giorni d'oggi. Così come ai giorni d'oggi, mamma, non si può dire neanche uccidere in un gioco per bambini. Qui il cripto è ogni 2 secondi. Uccidilo, uccidilo! Ah, mamma mia... Contenuti per bambini, adesso è tutto Peppa Pig. Mamma mia, l'insegna del politically correct. Con, non lo so, è tutto politically correct, cioè... Tra poco, veramente, saremmo tutti rappresentati da coniglietti che ballano allegramente sotto l'arcobaleno, perché sì, è il politically correct e nessuno si deve offendere, no, aspettate. Ci hai salvati tutti da un destino orribile. Accetta questa sfera come umile segno di ringraziamento. Mi sono reso conto che neanche con i coniglietti che ballano sotto l'arcobaleno vanno bene come i politically correct, perché chi ha nonno morto durante una battuta di caccia al coniglio sotto un arcobaleno potrebbe offendersi. No, scherzate, va, anche questo potrebbe offendere o non essere adatto ai bambini, ma scherziamo. Dai, ghiacciaio livello completato, su. E abbiamo totalizzato la mia prima morte in un modo assolutamente idiota, dai, tanto penso che sarei morto comunque prima o poi. Male, ma cazzi loro, avranno una vena sadico-masochista, vai all'abitante abitante, in tutta Avalar, non lo so. Allora, abbiamo completato ghiacciaio, bene bene bene, noi ragazzi ci vediamo alla prossima con un altro dei livelli che adoro di più, Calanchi di Skeros. Per questo episodio è tutto ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, abbiamo anche ben 2 punti abilità qui da recuperare, ciao!